Tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante, perché non specifica quale bene comune. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, copertura di una contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Salve, indagatori. Detesto le contraddizioni. Ho scoperto una contraddizione eccezionale che presenterò in un altro canale e della quale voi potrete diventare dei promotori. In questo canale vi preparo con delle contraddizioni veloci. Via con l'indagine. Agosto 2021. Questa è l'indagine delle indagini. È l'indagine sulla motivazione alla base di ogni azione di ogni uomo. È perciò la spiegazione di ogni evento che è avvenuto sulla Terra, che avviene oggi e che avverrà domani. È pertanto anche la spiegazione del destino di ognuno dopo la morte. Con i criteri del primo capitolo di questa indagine è possibile giudicare le azioni dei potenti e delle autorità. I papi, i governanti, i politici, i filosofi, i finanziatori, i conduttori TV, i giornalisti, eccetera. Il secondo capitolo di questa indagine spiega il motivo per cui la maggioranza del popolo, pur avendo tutti i criteri di giudizio sull'operato delle autorità, non ha poi il coraggio di giudicare i potenti e le autorità. Ossia, nonostante anche il falegname di Nazareth abbia detto «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse, e i loro capi le opprimono». Nonostante anche questo, la maggior parte del popolo condanna le autorità solo dopo che queste hanno commesso gravi danni. Via con l'indagine. Introduzione. Alcuni uomini si credono buoni e, proprio per questo, sotto sotto, sono molto prepotenti. Facciamo un po' di esempi. Nella politica c'è una parte che dipinge quelle differenti come sbagliate, da temere, pericolose. All'interno del cattolicesimo c'è una parte che dipinge le altre come immobili, fanatiche, antiprogressiste. Lo stesso vale in economia, in giurisprudenza, nell'arte, in medicina, in architettura, nella musica classica e in quella pop, nel giornalismo, in astrofisica, nel commercio, ovunque. E queste prime persone agiscono sia contro le idee delle seconde, sia contro la loro persona, la loro onorabilità pubblica, per esempio con la derisione. Inoltre, le persone di questo orientamento aggressivo nascosto, poi applicato alla religione, all'economia, alla medicina, alla legge, eccetera, sono di tutti i livelli culturali ed economici possibili. Quindi ci sono sia i segretari di partito, sia i semplici elettori, sia i filosofi da università, sia quelli da bar. Quelli che fanno affari in tutto il mondo e quelli che sono sempre rimasti intorno a casa. Pertanto non si tratta di ricchezza o di cultura. Non si tratta di far parte delle autorità oppure del popolo. Non si tratta di esperienze psicologiche.
Non si tratta nemmeno di possedere o meno lo spirito, oppure se esso sia addormentato o sveglio. Si tratta di un orientamento spirituale che può essere o avverso alla realtà, oppure neutro, o infine in armonia con la realtà. I tre orientamenti spirituali rispetto alla realtà. Come detto, ci sono tre tipi di orientamento spirituale verso la realtà: avverso, neutro, armonico. Che cos'è la realtà? Sono le tre relazioni fondamentali: la relazione con Dio, la relazione con se stessi, la relazione con gli altri. Poi, dalla relazione con gli altri deriva anche quella sul creato. Dunque, si può provare o avversione, oppure neutralità, o armonia verso questi tre soggetti. E avere relazioni o di avversione, o neutre, o di armonia. Le persone spirito neutre e spirito armoniche accettano l'esistenza e la situazione dei tre soggetti, Dio, sé, gli altri, e nelle loro relazioni con essi o li lasciano come li hanno trovati, oppure li sviluppano. Di qui anche la differenza di intervento sul creato. Chi accetta sé e gli altri, allora salvaguardia anche il creato. Chi invece non rispetta sé e gli altri, allora distrugge anche il creato. Le persone spirito avverse intervengono su questi tre soggetti, Dio, sé e gli altri, con relazioni di cambiamento continuo, che, osservandole sul lungo periodo, sembrano apparentemente un inconcludente cambiamento per il cambiamento. Ma nell'essenza di queste azioni è la distruzione continua. Loro cambiano per distruggere ciò che c'è al momento. Poi continuano a cambiare per distruggere la situazione che ha sostituito la precedente. E così via, all'infinito. Ossia, queste persone non costruiscono mai veramente qualcosa, ma solo distruggono sistematicamente lo status quo. Insomma, c'è chi distrugge affermando che è per costruire e migliorare, e chi mantiene oppure costruisce effettivamente. Infine, per gli spirito avversi, la convivenza con le persone degli altri orientamenti è difficile su questa terra. Per questo, dopo la morte, quando le decisioni saranno definitive, le persone spirito avverse detesteranno in maniera definitiva il convivere con quelle spirito neutre e spirito armoniche. È inevitabile. Il simile sta con il simile, e alla fine ognuno avrà i suoi. Ciao ciao. La curva di Gauss per vedere una società. I tre orientamenti, spirito avversi, spirito neutri e spirito armonici, possono essere rappresentati visivamente nella curva di Gauss. Questa curva e quest'area rappresenta visibilmente la composizione di un insieme di soggetti in riferimento ad una qualità specifica. Prendiamo ad esempio le lampadine. Le lampadine e la durata di esse, oppure le lampadine e la luminosità,
tutta l'area sottostante la curva rappresenta il numero delle lampadine controllate, ossia il 100% del test del campione. La linea di base indica la caratteristica in esame e quindi si ha a sinistra la quantità minima e a destra la quantità massima. Quindi qua abbiamo la durata minima o la luminosità minima delle lampadine esaminate e qua la durata massima, la massima luminosità delle lampadine controllate. Il significato principale della curva di Gauss è che il 70% di ciò che si controlla, lampadine o persone, si trova al centro ed indica la posizione media. Quindi un 15% si trova all'estremo inferiore alla media e un altro 15% si trova a un estremo superiore alla media. È la curva di qualunque statistica rispetto ad una caratteristica costante nel tempo. Questa curva area è in grado di rappresentare anche gli uomini rispetto a qualunque caratteristica. Per esempio, gli uomini e la pazienza. Qui abbiamo il 70% che indica la pazienza media delle persone. Qua abbiamo un 15% che hanno una pazienza molto inferiore alla media. E qua abbiamo un 15% di persone che hanno una pazienza superiore alla media. Oppure gli uomini e il coraggio. Mediamente coraggiosi, poco coraggiosi, più coraggiosi rispetto alla media. Oppure gli uomini e l'obbedienza. Questa è l'obbedienza media. Abbiamo un 15% di persone poco obbedienti, con un'obbedienza inferiore alla media, e un 15% che ha un'obbedienza, una capacità di obbedire superiore alla media. Per questa indagine sui tre orientamenti spirituali possibili dell'uomo, la linea di base indica il rapporto con la realtà, Dio, se stessi, gli altri. L'area, sottostante la curva, è il 100% degli uomini, 100 persone o 100 milioni di persone. Risultato? Si ha un 15% di persone avverse, spirito avverse alla realtà. Poi un 70% di persone spirito neutre verso la realtà. Un 35% neutre un po' meno. Un 35% neutre un po' di più. E infine un 15% di persone spirito armoniche, con una elevata armonia verso le tre relazioni Dio, se stessi e gli altri, o una in special modo. Nella seconda parte, esempi storici di spirito avversi, come avviene la decisione spirituale verso la realtà e l'attività conseguente alla decisione. Ci sentiamo! E indagatore, qua c'è il prossimo video.